Saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Madrid e Brindisi. Io sono Fabio Caressa e qui con me c'è Luca Marchegiani. Un saluto anche da parte mia. Speriamo di vedere una partita interessante. Ed è il momento dell'inno della Champions League. Con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Tutto pronto, la sfida può avere. Toni Kroos, il metronomo del centrocampo della sua squadra, è in grado di sfornare assist e passaggi millimetrici e se è in giornata può davvero fare la differenza. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Benzema! E questa è la loro prima conclusione. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Prova a fare tutto da solo. Non ci sono compagni a supportarlo e allora non può che tentare l'azione individuale. Cristiano Ronaldo. Provano a partire in velocità. La mette sulla sinistra. Marcelo. Intervento al limite. Ma mi è sembrato regolare. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Messi. E partiranno con una rimessa laterale. Il Madrid sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione. Va il tiro! Va in rete! Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Ed è la seconda rete per lui in questa competizione. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Le motivazioni fanno sempre la differenza e questa squadra ci ha appena dimostrato di essere estremamente determinata. Cerca spazio. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. De Bruyne. 30 minuti già trascorsi nel primo tempo. Il Brindisi sta cercando di non peggiorare le cose. Concedere un altro gol sarebbe un disastro. Si libera la grande. Messi la gioca a sinistra.
ha la possibilità di andare. Dybala! E trova il compagno. Cercano il corridoio giusto. Lorenzo Insigne. Conclusione. Il portiere la stava combinando grossa. Cerca l'uomo là davanti. Cristiano Ronaldo. Prova Benzema. Intervento duro ma corretto. Prova la giocata nello spazio. Se ne va, cerca il tiro. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara, secondo me, è stato un bel primo tempo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Spero che il secondo tempo sia bello come il primo. Calcio spumeggiante, calcio champagne e azione a ripetizione su entrambi i fronti. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Kuzka. Alderweireld. Kuzka. Paulo Dybala. Messi cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Lorenzo Insigne ha spazio per affondare, può tentare la conclusione. Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Voleva il tiro da una posizione meno defilata e si è portato verso il centro. Questo è un giocatore che sa vedere la porta. Lorenzo Insigne ha cercato il gol, non ha avuto fortuna. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Prova a verticalizzare. Cristiano Ronaldo riceve in ottima posizione. Ha spazio sulla fascia. Palla in profondità sulla fascia. Alderweireld di forza. Cross verso il centro. Occhio alla conclusione. Ha colpito con grande rapidità. Benzema è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Non è andato lontano dalla rete. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità. Conclusione! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Messi riconquista la palla. Messi. Kuzka. La mette in avanti. Ecco Kuzka.
Lorenzo Insigne e sta ricevendo parecchie attenzioni, chiamiamole così, dagli avversari. La scelta è giusta, ma dovevano pensarci prima, secondo me. Si sono resi conto troppo tardi che forse qualcuno qui meritava delle attenzioni particolari. Prova con la palla lunga. Il Madrid ha la qualificazione in tasca, se non ci saranno sorprese dell'ultimo minuto. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Lungo passaggio in avanti. Ancora fuori dall'area. E passa. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva, giallo. La sensazione è quella dell'infortunio, mi sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Safir Taider. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Che partita ti è sembrata, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza.